avere la mia amicizia su Roblox? Non ti preoccupare perché ti do la soluzione. È uscito il mio nuovo fumetto, L'Accademia del Caos. Ti basterà preordinarlo su Amazon cercando il nome oppure dal link che ti metto nel primo commento o in descrizione. Quest'anno farò un sacco di firmacopie e chiunque verrà al firmacopie con il mio fumetto, L'Accademia del Caos, riceverà la mia amicizia. Voglio fare questo regalo a chi insomma prende il fumetto. Questo sarà possibile venendo ai firmacopie che farò quasi in tutta Italia, quindi ragazzi pian piano verrò un po' ovunque. Quindi corri su Amazon a preordinare L'Accademia del Caos oppure direttamente in libreria. Con l'ultimo aggiornamento di Roblox è uscita una cosa incredibile. È uscito Roblox per PlayStation e oggi lo proveremo. Sarà bello giocarci, sarà difficile, sarà facile, lo scopriremo tutto oggi e sono pronta. Però cambiamo postazione. E quello che faremo adesso è scaricare Roblox, che è appena uscito proprio due giorni fa, un giorno fa, su questa console. Quindi vediamo com'è e lo proviamo. Abbiamo montato la nostra postazione e come potete vedere, da non perdere, sulla PlayStation hanno messo in novità Roblox ovviamente fuori adesso. Quindi quello che facciamo adesso è scaricarlo subito. Vediamo quanto ci mette, in teoria poco, pesa un pochino. Quindi adesso stiamo scaricando Roblox sulla PlayStation. Sulla PlayStation! Allora, per prima cosa c'è la schermata dove devo scegliere se registrarmi oppure, insomma, entrare col mio account. Noi proviamo ad entrare col mio account e posso entrare scannerizzando il codice, che secondo me è molto meglio, quindi mi sa che utilizzerò il codice per scannerizzarlo. Ok, alla fine ho deciso di creare un nuovo account che si chiama RobbyPlay, e wow, è diversissimo da quello del telefono e del computer. Già si vede lo sfondo e come ci sono insomma i giochi. Andiamo su avatar, tutto ovviamente con i pulsanti del controller. Questo è l'avatar, che è abbastanza simile a quello del telefono, certo è a una posizione diversa. Vediamo il marketplace, anche questi colori sono diversi, tipo è molto più scuro in generale. E poi cosa abbiamo? Allora, qui abbiamo gli oggetti. Questa è sempre un'immagine profilo come al solito. Vabbè, non ci interessa. Torniamo su Connect. Ah, gli amici, che giustamente non ho. Quindi abbiamo solo tre sezioni: Home, Avatar e Connectiti. Cioè, non abbiamo altro. Ricerca, Robux. Ok, qua ci sono i settings, però non mi sembra che posso trovare i gruppi. È assurdo, ci sono solo esperienze e persone. Ok, ora quello che dobbiamo cercare di fare è ovviamente provare ad entrare su qualche gioco e vedere come si gioca col joystick, perché non è una cosa semplice, sicuramente sarà complicato. Allora, stavo cercando i giochi, fra cui ovviamente Brookhaven. È normale che volevo provare Brookhaven, insomma, su PlayStation. E c'è un problema, c'è un enorme problema. Ho scoperto che non si può giocare. Vedete che c'è quel simbolo con il blocco? È perché a quanto pare Brookhaven non è disponibile su PlayStation. Ma come, Robby, il gioco più famoso di Roblox non è disponibile su PlayStation? A quanto pare no, perché è un gioco così grande che ancora Roblox non è riuscita a... cioè Brookhaven, la PlayStation non è riuscita a settarlo e quindi non possiamo giocare, insomma, a Brookhaven. Ma possiamo provare a giocare a qualche clone di Brookhaven. Quindi vediamo un attimino cosa possiamo trovare. Andiamo su Brookhaven 2, per esempio. Vediamo se c'è qualcosa. Ok, vediamo come si entra. Sperando che questo Brookhaven 2... no, questo non mi sembra tanto Brookhaven 2. Aspettate un attimo. Magari un gioco con Brookhaven. Ok, con il cerchio si esce subito. Ok, vediamo. Un gioco. Questo, VIP gratis. Ragazzi, nemmeno i cloni si possono giocare di Brookhaven, quelli che sembrano effettivamente Brookhaven. Guarda, non si possono giocare. Ma è assurdo. Cioè, ragazzi, qualunque gioco che volete giocare di Brookhaven, non provate a provarlo. Sto cercando di... assurdo questa roba. Sto provando a cliccare tutti. Vediamo, Brookhaven sotto l'acqua, nemmeno.
Cioè, raga, se volevate giocare con la PlayStation e giocare a Brookhaven, sappiate che mi sembra impossibile. Oh, questo forse sì, distruggi Brookhaven. Vediamo se questo possiamo giocarlo con il joystick sul... cioè, spero, distruggi Brookhaven con le armi nucleari. Io sono scioccata che non si può giocare a Brookhaven. Ok, mi hanno dato un badge ed è super gigante. Voglio vedere. Vediamo se ci fa entrare oppure no, ma a sto punto... ho i miei dubbi, ok? Oddio, fa un casino enorme. Niente, ragazzi, nemmeno questo si carica, nemmeno si carica. Sono molto delusa per adesso. Cioè, si è bloccato tutto. Allora, ragazzi, fa così tanto schifo. Per adesso c'è anche Jenny, perché voglio farglielo provare, che è crashata la PlayStation. Si è proprio spenta. Proviamo un paio di giochi, vediamo come vanno. Proviamo questo e poi un hobby, direi. Tauropel, non credo se... Allora, alcuni giochi non ci sono. Non so, è bruttissima questa cosa. Penso che col tempo lo metteranno. Oh mio Dio! Un noob. Un bacon, non è un bacon, cos'è? Non lo so come categorizzarlo. Ok, si poteva aprire il menu col quadrato. Ok, siamo innocenti, che scatole. Ok, così si apre. Guarda, è tutto gigante! Così, con lo quadrato. C'è l'inventario. Ok, direi che davvero. Sono un innocente. Ok, ti dico una roba. Quale cosa? Ah, ok, così. Ma il tab, quella cosa con tutta la scritta, la posso chiudere? No, però le emote. Vediamo. Oh, quello è morto. Non mi posso più muovere. Perché? Cosa hai schiacciato? Non lo so, cosa schiacciato. Ok. Chi è morto, scusami? Mamma mia, ragazzi. Hai mai giocato con la PlayStation? Io sto continuando a cadere dalle scale. È difficile muoversi col mouse. Ma scusami, invece di sparare, cioè, sarà difficilissimo. Beh, se la trovo a terra la prendo. Giusto? Non funziona così? Sì. Allora, fammi girare un po' in giro. Secondo te dovrei andare di là? C'è un corpo morto, è passata quella tizia. Era una tizia bianca. Sì. Mamma mia, com'è morto. Oddio. E quello, è palese quello. Oh, mi ha tirato il corpo. Ah! Quello devo trovare una pistola. Dove la trovo questa pistola? Sarà morto, immagino. Tanto in questo gioco la maggior parte sono scarsi. Aiuto! Aiuto! Oh, ma è molto facile saltare con... Oddio! No, sono... Basta, cambiamo il gioco. Non mi piace questo gioco. È noioso. Non perché perdo, giuro. Allora, abbiamo provato Mistero dell'Omicidio 2. Troviamo un hobby. Allora, sono solo questi gli hobby. Tower Hell, certo. Solo questi però sono. Tower Hell, corsa al prigione, quello del lavoro di squadra. E parkour rilassante. Io proverei a fare Tower Hell e poi con uno dei miei amici e un inquilino di lavoro. Vediamo se sono abbastanza brava. Ok, proviamo Tower Hell. Allora, vediamo. Ok? Già faccio, ma io non, non penso. Penso sia perché è lei. Sì. Allora ci provi tu, visto che fai la scaltra. Vai. Vediamo. No, aspetta. Un attimo, fammi provare un'altra volta. Un'altra volta ancora. Un attimino, aspetta. Uno. Ok, vediamo. Oh, ma ti posso dire che... Allora, è un po' complicato se devi fare così, mentre c'è la cosa. Va bene, vai, fai cambio. Vai. Finalmente una PlayStation, ragazzi. Finalmente una PlayStation. Ok, fra 58 secondi cambia il parkour, però, te lo dico. Vediamo se Jenny è più brava con la PlayStation. Vai. Ok. Un po' difficile da mirare. Sì, è un po' difficile, ma non è colpa mia, è colpa del joystick. Vedi, no, mi va avanti, no, vai. No, non è rotto. Non è rottissimo. È proprio rotto. È un po' complicato. Ma secondo me questo hobby è un po' complicato di tuo. Che dici? No, dal computer sta proprio farlo. Tu dici, vabbè, ma magari non siamo abituati noi, Ah, vedi. In prima persona lo vuoi fare? Vediamo. Secondo me, ragazzi, già io sto vomitando. Oh mio Dio. Come ti arrendi? Allora, vediamo un attimo. Usciamo. Jenny, ti è bloccato di nuovo.
Oh no. Ok, si è ripreso. Proviamo enigmi di lavoro 2. Di squadra 2. Vediamo se troviamo qualcuno. Però dai, sembra che in realtà ti muovi bene all'inizio. Sembra, sì. Cioè, non è malissimo. Forse salta, cioè tipo quando salti tipo dal telefono, dal computer ti blocchi prima, ti puoi bloccare. Sì, poi tutti abbiamo la stessa skin, ci hai pensato? Perché? Non lo so cosa è, cos'è. Comunque siamo tutti dei bacon sulla PlayStation, tranne lui. Novizio, vittoria 300. Allora, ti faccio notare una cosa, Gia. Vuoi parlare? No. No? Ma questo cos'è che non lo so? Guarda, sicuramente non so come si chiude questa cosa. Allora, andiamo a fare un hobby. Un tutorial. Ma il tutorial lo devo fare da solo. Fallo. Facciamo il tutorial. Come seleziono? Sì. Mamma mia, che scatole! Devo cliccare, poi arrivare uno a uno. Cioè, io voglio bene la PlayStation, però è fatta un po' malina in questo momento. Ok, proviamo a fare questo hobby. Ok? Ok, vediamo se qualcuno mi aiuta. Come ti chiami? Ti zucco la pizza. Ah, no. Che devo fare? Un utente sta a destra, ok? Ti zucco la pizza, non ho capito. Ti zucco la pizza, mi sa che è un pochettino cattivo con me. Qualcuno può rimanere sulla piattaforma, ragazzi? Vai, vai, vai. Ok, grazie. Guarda, lui almeno è carino. Grazie. Facciamo andare prima lui. Ma lui non lo fa cadere? Aspetta, c'è. Ok, ho paura se mi facesse cadere. Vai, di. Lui mi aiuta, dici? Ciao, ti zucco la pizza. Non ho bisogno di te. Mi devi attivare l'altra cosa. Mamma mia, che cucciolino. Pitino. Ok, andiamo avanti, completiamo il tutorial. No, ma sta aiutando l'altro. Oh, è un giustiziere comunque. No, io non ho fregato più niente. Tutto avanti. Vai. Vediamo se mi aiuta. Quindi, questo è uno che gioca da PlayStation comunque. Oh, Piti. Guarda questo. Certo, ti pare? Ragazzi, è ingiocabile, ma non per la PlayStation in questo caso, per i giocatori! Come giochi abbiamo? Sono qua, di clicker, quindi schiacciare... Boxing Simulator. Simulazione... Ci sono pochissimi giochi sulla PlayStation. Cioè, è assurdo, simulazione... Abbiamo Bloxburg, ma non abbiamo... Brookhaven. Cioè, questa cosa è assurda. E devo anche pagarlo. Cioè, Brookhaven non si apre proprio. Ci sono solo questi giochi sulla PlayStation. Sì, ma non è la stessa cosa. Non è bello come avere 300.000 giochi. Proviamo a fare le Bed Wars. Che dici? Che è un combattimento. Dobbiamo combattere. Quindi magari può essere più complicato. Allora, allora, devo dire una cosa, però. La grafica è bellissima. Si vede meglio. Posso giocare? Prova no, il chat? Perché... No, non ho. Non hai abilitato la voce, ma non posso, credo, perché penso sia evitato. Se non c'è la chat, non c'è nemmeno la voce normale. Quindi, una cosa che ho notato è che la grafica è bellissima. Meglio del telefono, è quasi meglio del computer. Sì, è vero, molto. Guarda come si vede full HD questa ragazza. Molto colorato. Sì, vabbè, non penso quello che sia il gioco, Però nel senso, in generale, non è per niente male. Ok, allora, come attacco? Ok, normalmente con quello con cui si spara di solito nei videogiochi. Ok, con questo si cambia. E dobbiamo vedere come si piazzano i blocchi. E come... No, non credo. Ok, la grafica! Mi piace un sacco. Allora, come faccio a parlare con lo shopper con questo? Ok. Però perché mi si blocca a volte il personaggio? Perché siccome per selezionare le cose non c'è un pulsante per tutti, i pulsanti non sono tantissimi, non è touch. Quindi sicuramente, ok, vedi che mi si blocca e lo devo sbloccare. Vediamo come posso coprire il letto. Ok, come attacco copro il letto praticamente. Ok, mamma mia, ma è difficilissimo, Jeff.
Non riesco a puntare bene, perché sono sicuramente cretina io, eh. Però, mamma mia, se c'è la differenza tra telefono e computer. Vediamo se posso potenziare qualcosa. Vediamo di combattere contro qualcuno. Non posso puntarmi sotto i piedi. Ah, però dai, c'è questo sistema un po' così. Ok, però non posso puntarmi sotto i piedi a prescindere. Oddio, non lo so. Sto facendo il ponte più brutto di questa storia. Mi sta puntando con l'arco. Vero? No, no, no. Ah, un martello! Oddio! Dove ce l'hai letto? Ok. No, no, non posso toglierlo. Ok, due, uno. Mamma mia, ciao! Letto andata. No, no. No, no, no. Dov'è? Eccolo, eccolo. Cosa vuoi fare? Eccodi! Hai eliminato il player, brava. Sta andando bene. Mi raccomando. Ora lo miglioro, ora lo miglioro. Aspetta un attimo. Adesso parliamo con lui. Uè, fra. Vabbè, questo è un po' più normale perché è come giocare a Minecraft, ma su PlayStation, no? Non lo so, non riesco a piazzarli. Ok? A posto. Dai. Ti piace? È una struttura un po' rustica. Un po' così, ecco. Guarda quel letto scoperto lì. Ma quanto è invitante da 1 al 10? Andiamo. Ok, aspetta. Ok, ok, ok. Ma il fatto che ti ha lasciato il letto così non è molto saggio. Vabbè, io non mi lamento. Posto. Posto, andato. Andiamo qua. 108. Ok. Proviamo a prendere qualcosa di più carino. Posso prendere un arco? Oh, secondo me puntare con l'arco sarà difficile. Prova. Aspetta, fammi prendere prima blocchi, che così mi vado all'altra isola. Ma ci sono solo io e il giallo. Io e quel pazzo. Vediamo. Secondo te posso prendere degli smeraldi? Però non hai letto. Lui non ha il letto. Quindi se cade, muore. Non penso. Certo, non ha il letto. Ah, se la metti così è diversa, eh. Ok, questo coso prima mi ha mezzo ucciso. Ma questa volta non lo farà. Secondo te riusciamo a prendere 20 smeraldi? Io girerei. Guarda, aspetto 2 secondi, 2, 1. Me ne mancano proprio 4. Ok, ok, ok. Gira, 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 gira. Stava venendo dove? Eccolo. Me ne scappo. Via, via. Dove vado? Dov'è la mia base? No, i letti si romperanno fra 10 secondi. Oh, che cosa mi ha buttato? No, 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 no. No, 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 no. Ok, via. Attenzione al paese, oh. Va bene ragazzi, questa era Roblox della PlayStation. Recensione? 3 su 10. Anche per me. Bella la PlayStation, ma non Roblox sulla PlayStation, va?